Per ora grande tristezza e rammarico. Poi col tempo ci sarà modo di leccare le ferite, di fare tutti i ragionamenti per il futuro, i complimenti vari. Per ora c'è solo la di tristezza. Cosa sei mancato stasera? Sei mancato? Purtroppo sono partite di grande tensione, mancato. Abbiamo dato tutto, abbiamo spinto come potevamo, poi purtroppo gli episodi, come sempre, tutte le partite di calcio possono cambiare a favore e a sfavore. L'avevamo rimessa su attaccandoli tutto il secondo tempo, poi l'espulsione di Ale purtroppo ci ha un po' piegato le gambe proprio nel nostro momento migliore. Ci abbiamo provato, ma abbiamo avuto pure secondo me due grosse occasioni per pareggiare. Però è andata così, quindi sicuramente si poteva fare di più. Anche se abbiamo dato tutto, evidentemente non è bastato. Hai chiuso il playoff giocando di nuovo difensore come avevi iniziato, anche questo un po'. Io sono un soldato, quindi gioco dove serve, dove mi viene chiesto. Non mi sto a preoccupare delle tattiche e del resto. Quando c'è necessità si è a disposizione sempre. Una visione complessiva su quest'annata, vissuta di fasi secondo me. Cristina che è andata in grande crescendo, decennale con gli arrivi, diciamo, è migliorata molto. Un po' un'analisi complessiva. La mia analisi è di un campionato secondo me stupendo. Peccato mancata la ciliegina, perché comunque da gennaio abbiamo cominciato a salire di ritmo, di sostanza, di concretezza, cose che magari nei primi sei mesi in qualche partita con le piccole ci è mancato, mentre invece il girone di ritorno avevamo veramente un'unione pazzesca, un gioco di parole. Abbiamo cominciato ad andare veramente forte, proprio in collettivo nelle partite, anche quelle in cui non abbiamo vinto, però comunque secondo me meritavamo comunque di vincere questa partita, per quello che abbiamo vissuto, per quello che abbiamo fatto. Quindi purtroppo la verità è che oggi è come se fossimo arrivati decimi, uguale. Brutto da dire, ma è così. Abbiamo sfiorato un sogno, l'abbiamo avuto in mano e adesso è svanito. Si ricomincia. C'è poco da fare. Si ritira sulle maniche. Ripeto, per ora non è facile vedere le cose positive, ma è un momento proprio brutto. Ripartiremo.